Sta andando molto bene, sono molto felice, devo dire la verità, perché giustamente all'inizio nutrivo qualche perplessità e qualche dubbio sulla mia, diciamo, accettazione di questo nuovo ruolo, però con molta tranquillità e parlandone anche a caso così, ho detto, secondo me l'unica squadra che può farmi, diciamo, accettare questa cosa in maniera serena, in maniera propositiva, è la Juve. E dopo questa, diciamo, riflessione, ho accettato e devo dire che ho avuto ragione, perché sono veramente soddisfatto, sono veramente contento per l'armonia che sto rivivendo nello spogliatoio con tutti, per la stima che sento dei miei compagni, che per me è fondamentale. Per il fatto che posso riabbracciare, diciamo, i miei tifosi, i miei dirigenti, i ragazzi con i quali ormai ho condiviso tantissimo. Devo dire che lo ringrazio pubblicamente perché si dimostra sempre molto attento e molto delicato nei miei confronti. Come ho detto altre volte, è un qualcosa che, di non dovuto e che non cerco. E se dovesse accadere e magari la Federazione, Mancini avessero questa idea, accetterei con grande piacere, ma accetterei nel momento in cui decido di smettere di giocare. Ecco. Prima non avrebbe senso. Ecco. Sono molto concentrato e focalizzato sul campo perché bene o male, ho delle responsabilità anche lì, come le ho sempre avute, seppur non sia più protagonista assoluto settimanalmente, però credo che al di là di questo, al di là dello scendere in campo meno tutte le partite, credo che il mio ruolo ugualmente richieda un'attenzione sempre totale ed è un ruolo che mi gratifica tanto perché non è sicuramente marginale. Definisco senza il minimo dubbio la rivale numero uno perché conosco benissimo l'allenatore, conosco benissimo il modo di insegnare calcio, di ragionare e di trasmettere convinzione e voglia di stupire che ha. E conosco benissimo il direttore e anche moltissimi giocatori di loro che sono giocatori di primo livello. Il mister è una persona che ha le idee molto, molto chiare e sono chiare perché ha un percorso da allenatore che è trentennale quasi, per cui io credo che in 30 anni di calcio, di battute d'arresto, di delusioni, di grandi gioie, io penso che uno che negli ultimi anni ha toccato, secondo me, la punta massima, la sua espressione massima, ecco, come allenatore, quindi approdando poi la Juve, secondo me abbia un sacco di convinzioni che riesce a trasferire alla squadra. E così, diciamo, sta avvenendo, anche perché c'è la predisposizione, secondo me, da parte del gruppo di voler apprendere un qualcosa di diverso rispetto a questi 10 anni, perché poi tutti parlano solo di Allegri, però c'è stato anche Conte con 3 anni e prima ancora ce ne sono stati altri e credo questo modo di giocare, questo calcio è una filosofia che non avevamo mai conosciuto e che ci piace perché al di là di tutto, io penso che i grandi giocatori abbiano bisogno sempre di stimoli e tener vivi quelli. Una volta fatto quello, secondo me, poi le prestazioni e i risultati arrivano di conseguenza.